Bentrovati. Anche oggi cercheremo di accennare ad un argomento che abbiamo meglio approfondito nell'ambito del nostro webbook, il manuale digitale dedicato al trattamento dei dati personali nell'era digitale e dell'intelligenza artificiale. Si sta parlando di un diritto che ha quasi assunto una importanza storica, attenente alla tutelabilità di tutti gli individui, di tutti i singoli, rispetto alla loro vita privata. Ogni singolo può esercitare questo tipo di diritto avverso le interferenze, le influenze esterne che potrebbero compromettere la propria vita privata, sia che essa si esplichi nella residenza, nella dimora, piuttosto che nel domicilio, piuttosto che nelle comunicazioni. Questo tipo di diritto, che è un diritto originario e quindi più risalente rispetto al diritto alla protezione dei dati che ad oggi conosciamo, è stato nel corso degli anni interpretato dalla giurisprudenza, in particolare dalla giurisprudenza della Corte EDU, quindi della Corte dei diritti dell'uomo a livello europeo, in modo tale che lo stesso potesse essere applicato anche a quelle informazioni provenienti dal singolo, che si trasformavano quindi in dati personali e che potevano essere utilizzati da terzi, perché non vi era una norma specifica dedicata al trattamento dei dati, ma soltanto questa norma, che in particolare si ritrova a metà degli anni 50 nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'articolo 8, che tutelava la sfera privata, la vita privata di ogni singola persona. Questo tipo di percorso storico che ha subito il diritto in argomento ha avuto delle profonde influenze sia di tipo sociologico che di tipo politico, ma anche geopolitico, anche a livello forse internazionale. E oggi l'epilogo di questo percorso normativo lo possiamo leggere in particolare al paragrafo 3 dell'articolo 1 del GDPR, del nostro regolamento generale, ove lo stesso sancisce che la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, libera circolazione dei dati per come la conosciamo oggi, non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Vedete che è stato un po' invertito il concetto di fondo, protezione verso la individualità e la vita privata della persona fisica e vietare la circolazione del dato che comunque si riferisce alla persona fisica. Questo è stato il percorso, quindi il prologo e l'epilogo della materia di cui ci stiamo occupando, che ha sempre avuto una fortissima influenza sociologica e che oggi ci si è resi conto essere imprescindibile, perché se da un lato questa libera circolazione che non può essere vietata dei dati personali è un generatore più o meno simbolico di ogni tipo di benessere a livello economico, dall'altro lato è stato protetto proprio perché afferente a quella originaria sfera, a quel foro individuale di appartenenza di ogni persona fisica. Bene, allora buona lettura perché abbiamo dato un taglio di approfondimento a questi argomenti che riteniamo non possono essere trascurati laddove si voglia veramente capire e comprendere fino in fondo la materia del trattamento dei dati personali. Alla prossima!